Sono Gianna Dondo, sono RSU del Comune di Alessandria CGL, educatrice di asilo nido. Facevo parte della commissione, della delegazione che ha incontrato il ministro Cancellieri, il ministro Balduzzi e alcuni funzionari del Ministero degli Interni. Abbiamo presentato e illustrato la situazione di Alessandria e la crisi che stiamo vivendo, il rischio di crisi occupazionale. C'è stata molta attenzione da parte loro, la loro delegazione era molto nutrita e questo insomma ci ha fatto capire che l'attenzione c'è e anche l'intenzione di dare una mano. Hanno precisato e ribadito però che non possono modificare le norme e che a bilancio non hanno ulteriori risorse da aggiungere. L'impegno è stato quello di aprire immediatamente, in tempi brevissimi, una commissione interna al Ministero proprio per lavorare alla ricerca di soluzioni tecniche e di sostegni, ma più tecnici che finanziari in realtà, e il Ministro Cancellieri si è impegnata a venire il prima possibile in Alessandria a incontrare in prefettura, anzi prima ancora a incontrare le realtà politiche e sociali del territorio e poi a fare questo tavolo in prefettura per trovare delle soluzioni. Tra poco ci sarà un'ulteriore delegazione che incontrerà il capigruppo parlamentare e oggi pomeriggio si incontrerà la Presidente della Camera Boldrini. Noi crediamo che se l'obiettivo era quello di alzare l'attenzione sui problemi della città di Alessandria, beh, questo insomma è stato raggiunto. Adesso speriamo che le soluzioni o i possibili le possibili soluzioni arrivino in tempi utili prima che la città sia definitivamente morta. Noi abbiamo fatto presente che intanto che si discute l'amministrazione procede con, le liquidazioni delle aziende e quindi il rischio di esubere di licenziamenti è sempre più alto. Loro si sono impegnati comunque a fare il più presto possibile e ci hanno lasciato intendere che comunque non c'è tutta questa fretta di risanare in tempi così brevi come l'amministrazione sostiene.